Ho aperto un supermercato chiamato Supermercato e ho cercato in tutti i modi di truffare i miei clienti. Alla fine sono riuscito anche a rapirli e a baggarli nel supermercato. Quante volte ho detto supermercato? Aiuto! E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Finalmente ho potuto realizzare il sogno di una vita, aprire un mio personale supermercato e chiamarlo Supermercato. Ok, non ho molta inventiva, ma questi sono dettagli. Signora, vuole entrare nel mio supermercato? Vabbè, manca a fa così, ma poi quanto sono alto? 32 metri? O è lei, signore, che è un dandino bassa? No, no, mi sa che sono io che sono altissimo. Qui abbiamo il magazzino del mio supermercato. Ve lo ricordate il simulatore di palestra dove alla fine abbiamo distrutto tutto? Ecco, probabilmente faremo la stessa fine. Chi è che stava ordinando dei cereali nel mio supermercato? Costano 35 dollari i cereali? Io li pago 3,50 euro. Va bene, acquistiamo i cereali. È già finito lo stipendio. Ma com'è possibile? Allora, prendi le scatole appena arrivate. Mamma mia, che consegna veloce. Ma ragazzi, ma altro che Amazon Prime. Qui è Cereal Prime. Aspetti un secondo. Venga qua. Vuole dei cereali? Vuole per caso dei cereali? Dai, 2 euro a scatola di cereali, per favore. Per favore, compri i miei cereali. Scusi, è che non sono troppo allenato. Ritorno nel mio negozio. Cereali, cereali. Lei per caso vuole dei cereali? Lei mi sembra Batman. Lei non mi sembra più nessuno perché è scomparito. Cereali, cereali freschi. Cereali, bello. Lei che ha la Ferrari, vuole comprare tutto il pacco di cereali? Cereali fa rima con Ferrari. Se io mi metto sopra la sua Ferrari. Dai, allora, tu vai avanti e io inizio a lanciare i cereali per strada. Vai, vai. No, e sono anche stato investito da un'altra. Un attimo. Va bene, nessuno vuole i miei cereali, ma non preoccupatevi, diventerò ricco. Posso lanciare i cereali negli scaffali, è bellissimo, è tipo la fabbrica di cioccolato, la fabbrica dei cereali. Gettare la scatola vuota nel bidone della spazzatura all'esterno. Va benissimo, ho buttato. Fissa il prezzo dei tuoi prodotti. Fissa il prezzo. Li mettiamo a 200 euro. Fra! 200 euro i cereali. Apri il negozio. Ragazzi, ho messo a 200 dollari il prezzo dei cereali con l'orsetto, i Chucky Peak. Sì, no, come i cereali costa troppo? No, signora, non è vero, non costa troppo. Oh, non costa troppo. Vuoi una bici? Dai, facciamo un affare. Compri una scatola di cereali, io ti do una bici. Dai, per favore, può venire qualcuno? Posso risistemare il prezzo? Vabbè, lo metto a 2000. 2000 va bene? Qualche uomo ricco intraprendente che vuole entrare? Qualche signorina ricca intraprendente che vuole entrare? Qualcuno ricco? Vabbè, sto scherzando, sono l'unico ricco intraprendente. Anzi, forse solo non so dire la parola intraprendente. Bravo! Lei è colui che comprerà i miei cereali. Costa troppo, aspetta, te lo modifico. Costano un euro. Ma questa da dove? No! Ma scusa, appena le ho messi un euro. Lei mi spiace, ma è una ladra. Che vuol dire che il prezzo l'ho stabilito io? No, guarda, i cereali in realtà costano qua, costano tre. No, che tre? C'ho il guadagno di un centesimo. Costano 8 dollari, non più uno. Che devo fare? Interagisci. Il sogno di una vita, che bello. Prendi i soldi dal cliente. Grazie. Quanti ne sono? Quando mi ha dato? Quanti soldi? Pure il resto ti devo dare. Che resto 8 dollari. Ah, ma se te li do tutti da un centesimo? Siamo qua 3 ore, vero? Vabbè, te li do da 10 centesimi. Va bene. Ecco qua, 8 dollari di resto. Intorri da 1, 5, 10 centesimi. Oh, guarda qua. Aspetta, ci siamo quasi. No, non ti posso. No, aspetta, come si fa? Vabbè, dai, prendi il conferma, dai. Non ti preoccupare, tieni il resto. Oh, addirittura con la carta di credito. Hai visto come ci siamo evoluti? Totale 50. Importo del pagamento errato. Va bene, non volevo rubare dei soldi. Oh, guarda comunque, 8 dollari qua. Quanti li comprano? Allora, resto 12, ricevuto 20. Ma costano 8, mi dai la 20. 10 e 1 e qualche centesimo. E poi 50 centesimi. Tenga pure il resto, signorina. Sì, ma perché ne compri solo uno? Quanto mi ha dato questo? Mi ha dato 100 euro.
euro e costano 8. Va bene, siamo qua tre quarti d'ora. Tre quarti d'ora ti faccio stare qua. Ti do 92 euro di resto in centesimi. Te li do in centesimi. Sto, guarda, sto cliccando il mouse. Sentite il mouse che clicca. Sentite, sentitelo. Lo dovete sentire. Lo dovete provare. Voi siete i peggiori. Che costano le cingomme 10 centesimi e gli date la 20 euro. Bestie che non siete altro. Allora, un dollaro. Te li do da un dollaro. 5 centesimi. Così non saprei dove metterli tutti questi soldi. Un po' così. No, 102. No! Come rimuovo? Ah, li riprendo indietro. Aspetta, erano 92. No, gli do di meno. Gli do di meno. Gli ho dato un dollaro in meno. Questo. Oh, che meno male. Buon uomo con la carta. Ok, voi che avete la carta siete sempre i migliori. No, non intendevo i soldi di carta. 10. Va bene, me lo accollo. Molto bene. Posso uscire da qua? Perfetto, posso ordinare altri cereali? Qua. Oh, c'ho 53. No, che cosa posso. Altri cereali. Noi apriamo un negozio di cereali. Il pane a fette costa tanto. Prezzo unitario 0,99 centesimi. Oh, posso comprare il pane. Che bello, acquista. Vai, supermercato Prime. Salve, buonasera. Le vorrei parlare della nostra offerta della Wind, che insieme alla scatola e cereali le attiviamo la Super Wind 3 Offer Team Wofon, Fofon e Fonfonfon. Sì, al modico prezzo di 37.000 danari lei può avere un telefono. Va bene, scusa, mi ha dato 10, le do 2. Grazie mille, arrivederci. Salve, questo è Batman. Prima che perdessi i genitori, come stanno mamma e papà? Tutto bene? Stai attento che la storia di Batman è un po' complicata. Ok, quando mi hai dato la carta e vedi, questo era Batman. Totale 8. Grazie mille, salve, arrivederci. Ragazzi, sto diventando ricco. Brava signora, bravissima con la carta, quando siete belli, mamma mia. Sto diventando ricco. Bloccat! Oh! Bloccat! Oh! Vabbè, lasciamo per. Sì, un secondo che devo sistemare i pacchi. Volete aiutarmi a sistemarli? Po, 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 po. Me li sparo in faccia. Po, po, po. Un poco di qua, un poco di là. I cereali. Oh, oh. Ma mi scusi? Lei l'ho vista che si è rubato i cereali. Ma guardate questo. Che un secondo, signora, che qua è un po' difficile gestire tutto. Allora, mi dispiace, ma. Tirare. Posso tirare il coso in testa? Va bene, mi scusi, signora. Buttiamo. Allora, io voglio arrivare al monopolio totale dei cereali e metterli a 10. Mentre il pane metterlo a proviamo ben, vediamo, il pane è una risorsa fondamentale. Magari se io la mettessi a 20. Salve, buongiorno, grazie, la carta 10, signore, ha aumentato il prezzo. Va bene, 8, arrivederla. Che cosa vuoi? Oh, li hanno comprati a 10. Dai, compra il pane. No, va bene, costa troppo. Lo metto a 19, non so scrivere. Va bene, dai, l'ho messo a 19 invece che a 20. C'è lo sconto. Costa troppo, va bene, lo metterò a 18. Sicuramente andrà meglio. Guarda, no, i cereali costano troppo. Vabbè, non fa niente. Allora, grazie mille. Lei è veramente gentili. No, scusa, stavo facendo pagare 9 euro in meno. Magari anche no. Posso, tipo, come si fa? Come si fa? Arredamento! Bello! Voglio comprare un sacco di roba, ma non ho i soldi neanche per comprare uno scaffale. Mi sento così triste. Se ne stanno andando tutti. Vabbè, il pane a 18 non si può mettere. Lo metteremo a 12. Il pane a 12, guardate che è un'offertona. Bloccat. Oh! Scusate che mi diverto troppo a fare ste cacate. Dai, non viene più nessuno. Oh, vabbè, ho capito che i prezzi sono alti. Solo per oggi, offerta speciale. No, 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 che poi ci vado a perdere. Offerta speciale. Cereali a 5. Come si fa? Come si fa? Cereali a 4. No, cereali a 6 euro. E pane a 8. Sì, guardi, signora, c'è l'offerta speciale sul pane. Ha visto? Vabbè, costa troppo. Il pane a 2 euro, signora. Signora, ho messo il pane a 2 euro. Signora, la prego. Anche io devo mangiare, non solo voi, però. Manca a far così. Entra. No, non si preoccupi, tutti i prezzi sono super offerte. Ma se io chiudo e rapisco la signora, si può fare? Posso rapire qualcun altro? Tu mi sembri un'ottima persona da rapire. Ma questo tizio l'ho già visto da qualche parte. L'ho visto nel simulatore di palestra. Sì, sto arrivando. Oh, brava signora, ha preso del pane per ben 4 dollari.
forse ci sto solo rimettendo. La prego, compri il pane. Bravo, bravo, tutto il pane. Molto bene, cereali, pane, tutto, tutto. Comprate tutto. I miei cereali Chocopic sono i migliori. 20 per 6 dollari, 20 per 6 dollari. Ok, l'ultimo euro te lo do tutto a centesimi. Non mi interessa. Posso stare... Sì, ma non ho pagato la corretta. Ma posso accendere la luce? Scusatemi, ma qua veramente... Oh, 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 grande spesa! Ho fatto i miei primi 10 euro, o no? Non lo so, c'ho 65. Ok, posso fare altri ordini, per caso, prodotti. L'olio è importante, però io voglio un supermercato con solo cereali. Posso andare in bancarotta? No, non posso andare in bancarotta. Uffa! Questo è uno che spende tantissimo. Guarda, mo compra tutti i cereali. Uno, poi compra il pane. Bravo, uno. E basta, due di pane. Vai, bravo. Bravo! Tu riuscirai a darmi proprio i soldi che mi mancano. Bravo, tu si vede proprio che sei una persona molto colta e che ne capisce di business. Ok, posso ordinare i miei due pacchi di cereali, ma la consegna supermercato express, mamma mia, anche la sera. Addirittura, il mio supermercato di cereali è all'avanguardia. Ok, buttiamo un secondo solo che sto mettendo i cereali. Solo noi abbiamo i Chocopic, i cereali dell'orsacchiotto che quando li mangerai ti faranno svenire. E non perché sono buoni, perché sono scaduti 6 mesi fa. Mi ha dato 10, totale 10. Che vuoi, vattene, ma ne aspetta pure. Tu, sei sicura che vuoi del pane, questo sandwich bread? Guarda che solo che con questo pacco hai vinto una gita speciale alle Maldive. Se aggiungi al prezzo 32.000 euro. Che dici? Offerta speciale, solitamente costa 31. Ma solo perché hai preso il pane costa 32. Va bene, scusa, dammi i soldi, mi ha dato 10. E io sai che ti do 5, basta, resto in sufficiente. Adesso a posto, vattene. Ma guarda te questi. Ok, i cereali sono stati messi sullo scaffale. Gestione. Licenza del prodotto. Che è tutta sta fatture, sviluppo, assunzione. Posso assumere un cassiere, il magazzino. Ma costa un botto tutto. Spiega che qua devo un attimo monopolizzare i cereali, che adesso sono saliti a 12. Mi dispiace ma i cereali sono saliti a 12. Premi enter per finire il giorno. Ma no, ma che finire il giorno? Noi siamo aperti H24. Lei con questa macchina vuole fermarsi davanti al mio supermercato? Sì, sì, ho capito, grazie del passaggio. Non volevo essere... la mia gola, non volevo essere investito. Enter. Statistiche giornaliere, clienti soddisfatti 16, prodotti troppo costosi 9. Senti, ma scusa, non ho capito, il mio profitto è di $14.99. Non ci posso comprare neanche i miei stessi cereali tra un po'. Vai su. Allora, qua dobbiamo comprare niente perché non ho più soldi. Aperto. Venghino, signori, venghino. Lei mi sembra un'ottima degustatrice di cereali. Venga pure. No, vengo snobbato da tutti. Il mio supermercato non farà mai carriera. Il sogno di una vita stroncato sul nascere. Solo perché i miei cereali costano 12 euro a confezione. Ma sono i Chocopic. I Chocopic sono buoni. Guarda, c'è anche l'orso che ti fa ok col pollice. Posso distruggere tutto in qualche modo? No, non posso. Posso inventarmi dei prezzi? No, no. Oh, attenzione. Lei mi sembra un uomo facoltoso. Dai, ma come costano troppo? Va bene, adesso sai che faccio? Li metto a 3 dollari. Guarda. No, 3, qua, 5. 5, dove vai? Bravo, prendili tutti. Prendili, sono già 10. Bravo. Ok, pane e cereali. Grazie mille. Totale 12. Ragazzi, stiamo cominciando a carburare, ragazzi. Il pane non può più costare 2, mi dispiace. Il pane adesso costerà 4. È l'aumento dei costi di gestione di tutti i panifici. Questo tizio uguale a quel tizio. Prego, 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 prego. Ma dove lo trovate un supermercato dove il cassiere vi accoglie da fuori la porta? Dove lo trovate? Bravo, lui ha comprato il pane a 4. Compra i cereali. Brava, bravissimi. Guarda, oggi divento ricco. Ok, 10 dollari e totale 5, giusto? Sì, questo, guarda quanta roba. Ragazzi, è la prima volta che prendo 18 dollari. Tutto ciò è magnifico. L'obiettivo è di servire altri 5 clienti. Niente di più difficile, ma posso finire il giorno prima? No, non posso finire il giorno e andare a casa. Ovviamente compreremo altri... Dove si va? Trasportare. Che vuol dire trasportare? Posso trasportare le cose! Non ti faccio entrare! Oh, mamma mia. Raga, non entrano! Raga! Usano il potere... Ho rotto tutto! Allora, sì, lei mi deve dare dei soldi. Come faccio a prendere i soldi adesso? Scusa, come li prendo i soldi? Aspetti un secondo...
Vabbè, lasciamo perdere. Aspetti un secondo. Sì, grazie mille. Avete visto che hanno fatto il moonwalk? Ok, 15. C'è qualcuno che credo abbia rubato. Grazie mille, mamma mia. Quando pagate con la carta, quanto siete belli. Questo con i soldi, lo sapevo. 5, 5 a posto, salve. Oh, vedo che i miei cereali piacciono un po' a tutti. 15, 15, ok, ciao. Guarda, i cereali stanno andando a ruba. Basta che non ve li rubate. 10, 5, 5, salve, arrivederci, ragazzi. Ho fatto un botto di soldi. Allora, questo io lo posso girare e lo metto così. Questo lo posso girare e lo metto qua. Eccoci qua. Eccoci, esattamente qua. Ma voglio vedere come fate. Aspetta che diventa una specie di labirinto sta cosa. Ok, con questo chiudiamo qua. Ed ecco, ho creato il mio supermercato labirinto. Salve, così almeno è più veloce. Potete prendere e pagare. Cioè, questa mi ha dato 100 euro per 5 euro di cereali. Va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Come? Farà tardi al lavoro? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. C'è il taxi che la sta aspettando fuori? Quanto mi dispiace. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Chiamerà il suo avvocato? 50, 51, 52, 53. Adesso, così almeno impari, maledetta, a darmi 100 euro per solo 5 euro di spesa. Te ne do anche uno in meno. Questo è un furto, no. Il tuo è un furto mentale. Ma guarda te, oh, bravo che mi hai dato la carta. Ma io non lo so. Questi clienti di oggi, questo quando mi ha dato 50 per un totale di 5. Ma allora lo fate apposta? Va bene, te li do tutti a 50 centesimi. Così almeno andrai al lavoro con il coso, con la giacca che è diventato un giubbotto antiproiettili per quanto metallo c'è dentro. Non lo so, 48? No, che 48? Te ne do 5 in meno. 39, 40, anche a te, un euro in meno. Questo è un furto, mi dispiace ma ci pensate prima. Ok, 11, totale 10, ti devo dare un dollaro. Vedi? Queste sono le persone come si deve. No, quello là che è uscito prima che mi ha detto 50 o quell'altra che mi ha dato 100. Oh, facciamogli vedere come si fa. 5, 5 con la carta, facile e veloce. Tu mi ha dato 100 per un totale di 10. Io adesso ti spacco la testa. Tu adesso, tu, no. Tu adesso dal mio locale non ci esci più. Voi adesso non ci uscite più dal mio locale. No, voi non potete né uscire né entrare. Ma ha comprato altra roba. Ma? Non ho capito. Ho trovato il trucco? Scusa, ma se io sposto lui continua a comprare? Ma? Ricevuto 10. Non ho capito. Cos'è appena successo? All'inizio mi ha dato 100, poi mi ha dato 20 e poi mi ha dato 10. Ho trovato il metodo per farvi diventare dei civili. Guarda te, che devo fare? 5. Acquista una licenza prodotto usando il computer. Posso? Licenza prodotto. Ma costano 5.000 euro le licenze prodotto. Che cosa compro? Costano 200. C'è qualcosa di più abbordabile? No, niente di abbordabile. Ho finito tutto. Aspetta che ho finito tutto. Compra gli ultimi cereali rimasti. Uno solo ne ha comprato. Ma guarda te. Dai, muoviti. Ok? Quant'è? 5. Io mi prendo 6. È la tassa. 65, non posso. Bene, salve, grazie, arrivederci. Allora, spegniamo le luci. Il mio locale è chiuso. Mettiamo questo qua così non potete entrare. Aspetta. No, è chiuso. Non puoi entrare. Ladro? Ma dove è andato? Ma sta fuori. Cioè, proprio di testa sta fuori. Va bene, ma i soldi come me li dai? Posso prendere la carta da fuori al vetro? Va bene. 10, ho rotto completamente il gioco. Direi che posso accendere la luce, chiudere. Mi scusi, ma io in realtà avrei chiuso. Vabbè, ha comprato le scatole di cereali, a me fa solo che piacere. Mi serve la carta, mi ha dato i soldi, ricevuto 50. Dispiace, ma io ti do... No, ti do 30. Bro, mi dispiace, ma se io lo apro, aspetta. Ho finito i cereali però. Signora, non può venire. Ho finito tutto. Non c'è niente. Che cosa guardi? Il muro, guardi, non c'è niente. Se ne vada subito. È chiuso. Chiuso tutto. Al prossimo video, ragazzi, dobbiamo comprare le licenze. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti se vorreste vedere un altro episodio del Supermarket Simulator con il mio supermercato chiamato Supermercato. Cosa ne pensa del nome del mio negozio? A quanto pare niente, sei un maleducato!